siamo presi gli insulti all'inizio, ma come vedete è bastato sollevare l'asticella per trovare maggiori difficoltà. Una nazionale che sapeva sfruttare appieno le sue qualità, cioè quelle sull'esterno, quando ha trovato una squadra che ha prestato un po' di più e soprattutto ha aumentato il desiderio della nazionale di dover giocare un gioco più veloce, ecco cosa è successo, che per 90 minuti il gol non l'abbiamo trovato, anzi abbiamo rischiato anche di prenderlo. È vero, abbiamo iniziato bene, abbiamo portato la squadra col baricentro molto alto, ma non abbiamo trovato, come al solito, quella possibilità di andare all'uno contro uno sulle zone esterne che permetteva, trovando quindi il vantaggio numerico, di poter poi andare a crossare o a concludere in porta. Perché l'Austria ha raddoppiato sistematicamente da quella parte, ha pressato in mezzo al campo con una velocità e una aggressività che ancora non avevamo visto, ha fatto crescere il livello di difficoltà della squadra di Mancini, che è stata brava nel tempo del supplementare a variare, perché ha sostituito alcuni uomini, ha trovato delle soluzioni a quello che succedeva. Non Berardi, che gioca abitualmente lontano dall'area di rigore, ma Chiesa, più abituato a entrare dentro l'area di rigore, ed ecco che il cambio si è rivelato vincente, perché appena è capitata l'occasione, Chiesa il gol lo ha trovato dall'interno dell'area e non dall'esterno, come Berardi invece tenta molte volte di fare, cosa che quest'oggi non era possibile perché non si accorciava verso l'area avversaria. Il baricentro del gioco rimaneva sempre molto lontano dalla metà campo dell'Austria, rimaneva a ridosso della linea mediana e quindi senza poter schiacciare la squadra avversaria. E poi il fatto che con Pessina avessimo un giocatore in grado di fare degli inserimenti. È vero, Barella, Jorginho e Verratti sono giocatori che ti fanno diga, però è vero anche che stentano di più quando si tratta di aggredire l'area di rigore, dove poi la forza fisica è un elemento che devi mettere in moto, ed è quello che nel tempo di recupero è stato utilizzato dalla squadra di Mancini, che ha trovato un'Austria comunque caparbia fino alla fine, preparata atleticamente ma inferiore sul piano tecnico, perché se è vero che l'Italia nelle due occasioni capitate è stata precisissima nel sfruttare nei tempi supplementari le due occasioni per mettere la rete, un po' Donnarumma su un tiro da fuori, ma soprattutto gli errori al tiro da parte dei giocatori austriaci, evidentemente non altrettanto bravi quanto i nostri, hanno permesso di fare la differenza, quel 2-1 che ci porta ai quarti di finale, in un cammino che è chiaro, lo dovevamo dire prima e lo dobbiamo prendere in considerazione adesso, è un cammino in salita, perché dopo l'Austria, che ricordo non vince contro l'Italia da 61 anni e non ha vinto neanche stavolta, dovremmo avere a che fare con una vincente tra il Belgio e il Portogallo, due squadre diverse. È chiaro che se dovessi scegliere, io personalmente preferirei il Portogallo, che gioca tecnicamente ma che non ha la forza fisica del Belgio, se volete anche quella capacità di andare a rete che Lukaku in qualche modo riesce a ottenere. Quindi ora stiamo ad aspettare, aspettiamo la prossima avversaria, tenendo conto che comunque sia cambierà del tutto la prospettiva di partita in partita, perché l'avversario ha caratteristiche che cambiano sempre. E con un altro elemento, che comunque l'Austria ha insegnato un po' a tutti qual è il modo per neutralizzare l'Italia, quindi aspettiamoci che questi spazi che non abbiamo ottenuto oggi non li avremo anche domani, e quindi dovremo mettere in atto un grande sacrificio per riuscire a trovare la soluzione partita per partita. Ma d'altronde, se vuoi vincere l'Europeo, questa è la strada.